Francesco Tomada è nato nel 1966 e vive a Gorizia, dove insegna biologia e chimica nelle scuole superiori. Dalla metà degli anni 90 ha partecipato a letture ed incontri nazionali e internazionali. I suoi testi sono apparsi su numerose riviste, antologie, plaquettes e siti web in Italia e in altri paesi e sono stati tradotti in una quindicina di lingue straniere. Recentemente un'antologia monografica dal titolo Questo è il mio tempo è stata edita dalla casa editrice Scalino di Sofia. Ha curato un'antologia sulla produzione letteraria della provincia di Gorizia dal 1861 ad oggi. È coinvolto in diverse iniziative di divulgazione della cultura e fa parte della redazione del sito web Perigeion e della rivista Smerigliana. L'autore ha vinto un premio nazionale Beppe Manfredi per la migliore opera prima con la sua prima raccolta L'infanzia vista da qui, 2005. La prima poesia che ascolterete fa parte della seconda raccolta di poesie, A ogni cosa il suo nome, Le voci della luna, 2008, mentre le altre sono ancora inedite. Buongiorno. Vi voglio descrivere un orizzonte, dal pendio del Podgora alla conca dove riposa la città e poi su, al labbro scuro del Sabotino. Saranno 3 chilometri in linea d'aria. Adesso lo voglio misurare. Per riempire il cielo serve un pugno di rondini in volo. 90 anni fa, per prendere questa terra, morirono 400.000 soldati. Gorizia ha 40.000 abitanti. Per ciascuno di noi ci sono 10 morti. Le rondini, invece, non bastano per tutti. Per questo, quando ne arriva una, fa primavera. Mi chiamo Francesco Tomada, abito a Gorizia, che è poi la città di cui parlava questo testo, e da un pochi di anni mi occupo di poesia. Ho pubblicato alcuni libri, ma non è per la mia biografia che siamo qui. Siamo qui per leggervi qualche cosa, anche dei testi più leggeri come quello che arriva adesso, che si intitola Viene buio presto. Il tavolo con i piatti sporchi della cena, una bottiglia di vino bevuta a metà. E io penso a quando giuravamo di restare insieme per sempre. Abbiamo mentito. L'eternità non esiste. Amare è un verbo che ha senso soltanto al presente. Così, prima che tu possa sparecchiare, allungo la mia mano per stringere la tua, come bambini che non vogliono dormire perché hanno paura di non svegliarsi più. Io in realtà nella mia vita mi occupo di tutt'altro. Non ho niente a che fare con la letteratura, sono insegnante di biologia e chimica alle scuole superiori. Infatti questa poesia prende spunto anche dalle cose che ho studiato. Sono formato, come tutti, al 70% di acqua, 8% di qualche altra molecola destinata a decomporsi. Almeno lo scrivo nei libri di biologia su cui ho studiato. 5% di rabbia, che è il mio peccato originale. 10% di amore, che poi ha le stesse radici della disperazione, ma preferisco dire amore. 10% di lutti, 5% di gioia, che è il sorriso con cui mi illumini tu, 2% di serenità congenita e incurabile. Non ho fatto le somme. Se tutto insieme fa più del 100%, si spiega perché da anni sto qui a dibattermi in me stesso, e non mi basto mai. E adesso vi lascio con quest'ultima poesia breve, che in questi giorni molto difficili. Vuole essere anche un po' ottimistico. Quando i bambini erano piccoli, mi piaceva da pazzi portarli alle altalene, salire su quella accanto a loro con il pretesto di tenergli compagnia e dondolarmi in quel modo che stringe il fiato quando all'apice del volo ricadi verso terra, ma non la tocchi mai. Adesso no, non devo più accompagnare nessuno. Ma le altalene in giardino non le ho mai smontate, non ho più scuse, non cerco scuse. Vediamo se sono cresciuto abbastanza per affrontare la gioia da solo. Avete ascoltato Poesie Francesco Tomada, realizzato da Radio Fragola Gorizia, Cooperativa La Collina, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Giuntina.